Noi eravamo ancora in quella cantina e per quel giorno che il fatto della Marina dello sciopero, eravamo a diradare le bietole qui nella risaia, vero lì? E Via filo. siamo chiamati a casa tutti perché dovevamo andare a Mar Morta, a Molinella, insomma in quelle terre là. E allora io avevo la Nadia e Willer che erano piccoli allora, la Luciana aveva 8, no, c'era 8 anni dalla Nadia, e 8 anni dalla Nadia, poi dopo c'è Willers, poco poco, perché erano 16 mesi, sono andati tutti e due. Mio marito ha detto: io adesso ci vado io e tu stai a casa. E allora io ero sulla strada perché abitavo lì della cantina, e loro venivano dal mulino. Era lei e un'altra che si chiamava Terzilde, ma erano in tre. Ero sulla strada con i miei bambini così a mano, dice: dai, dai, vieni con noi, che andiamo a sto sciopero. Guarda, io non posso venire perché i bambini sono piccoli e non li posso lasciare. Ma c'è andato mio marito, e infatti c'è andato lui. E noi qui a casa stavamo a aspettare, perché dopo abbiamo saputo. Sono andato a prendere un po' di pane e dicevano: hanno sparato e hanno ammazzato tanta gente. Ma per carità, dicevo io, ma guarda bene, e se salvede quando sta in Germania, nel campo c'è un centramento, i suoi defemmasede, insomma, spauriti tutti quanti. Invece dopo è venuto un signore e dice: guarda, ha ammazzato una donna, ma dice non so il nome. E loro piano piano arrivavano a casa, spaventiti anche loro, perché adesso poi lui ti racconterà che là ci è andato dietro, che mi ha sempre detto che ci davano dietro, erano 3-4, ed era andato vicino a una casa che c'era una scala di legno, sono andati su in questa scala, con questa scala, e poi dopo ci hanno preso via la scala perché noi non venissero giù. Dopo si sono arrangiati lì per un buco, per l'altro, e sono scappati e sono venuti a casa tutti spaventiti. Questo è della Maria Margotti, che noi, io l'ho vista quando è passata, siamo chiamate, io, insomma, non ho potuto andarci, e là c'era andato mio marito. E lui sa cosa è successo là. E tanta gente che dopo si sono raccontato che ci hanno sparato, ci hanno picchiati, che hanno fatto il disastro, che il disastro più grande è stato quello che ha ammazzato quella donna lì.